Stadio Fittipaldi di Francavilla per il derby di ritorno tra il Francavilla ed il Pisticci. 24esima giornata del campionato nazionale dilettanti. Di fronte le due squadre lucane appaiate in classifica, il Francavilla precede il Pisticci di un solo punto, ma veniamo alle formazioni. Per il Francavilla Di Vincenzo, Fusco, Basta, Manco, Marziale, Di Giorgio, Bocconi, Pioggia, Del Prete, Chisena e Dalvino. In panchina Ziembianski, De Icco, Donghia, Fanelli, Marra, Sperandeo e Di Sanza. Allenatore Lazic. Questo invece è il Pisticci schierato al Nunzio Fittipaldi. Marino, Daria, Polichetti, Guarino, Migliozzi e Malafronte, Rubino, Leta e Falco, Selvaggi e Lima. A disposizione di Fortunato, Di Mola, Paternoster, Masiello, Cazzaro, Giasi, Basile e Branda. Il Pisticci viene dal punto ottenuto domenica scorsa in casa contro la Battipagliese, una diretta concorrente sia del Pisticci sia del Francavilla, che ad inizio stagione a dir il vero era partito con ben altre ambizioni. Le quasi tutto pronto con le immagini, vediamo gli uomini di mister Fortunato disporsi in campo e vediamo in questo momento proprio mister Fortunato che deve rinunciare al bomber Ciro De Cesare. Andiamo subito con le immagini al sedicesimo, un buon quarto d'ora sonnacchioso, così come questo tiraccio di Manco al sedicesimo. Siamo al 23esimo, il sinistro rimpallato di Selvaggi, al destro Guarino, impegna severamente il portiere Di Vincenzo. Calcio d'angolo del Francavilla, colpo di testa al 26esimo, alto sulla traversa. Risponde il Pisticci con questo buon fraseggio Selvaggi Leta. Vediamo l'1-2, le Selvaggi entrare in area, puntare la porta del gol, gol del Pisticci. Pisticci in vantaggio con il gol di Selvaggi, che ha scambiato meravigliosamente con Leta. Festa per i tifosi gialloblu. Rivediamo l'azione, Falco dà la palla a Selvaggi, che la scambia ottimamente con Leta e se la porta in avanti puntando l'area avversaria. Salta un avversario e con un pregevole destro a giro insacca alle spalle del portiere del Francavilla. Al 29esimo dunque Pisticci in vantaggio con questo meraviglioso gol di Selvaggi. Luca Selvaggi, deve davvero pregevole il suo calcio a rete ed è Pisticci in vantaggio. Passiamo al 33esimo con questa conclusione di Alvino, che per poco non sorprende Marino che si rifugia in angolo. Vediamo le immagini al 38esimo, ancora Selvaggi che punta un avversario, il sinistro questa volta al lato della porta di Di Vincenzo. Punizione di Lima, vediamo la palla che arriva a Leta, il destro, bellissimo il tiro di poco al lato. Calcio d'angolo sull'azione successiva, Migliozzi su colpo di testa, appunto su calcio d'angolo Migliozzi va ad impattare la sfera di testa ma non inquadra la porta. Poco dopo, dopo tre minuti, l'arbitro decreta la fine del primo tempo, un primo tempo che è in cui per il primo quarto d'ora la partita ha latitato, le due squadre si sono studiate, poi si è svegliato il Pisticci che è andato in vantaggio. Ma con le immagini passiamo subito al quinto minuto, il colpo di testa di Manco al quinto minuto. Vediamo ancora una palla messa in mezzo, la rovesciata di Del Prete, per poco Chisena non ne approfitta. Con le immagini andiamo, un'azione personale solitaria di Chisena che mette in mezzo ed è gol! Gol del Francavilla con Sperandeo subentrato nella ripresa al posto di Manco, al quinto per essere precisi. Ma rivediamo l'azione, il cross
di Chisena, tutto solo, manco c'è, tutto solo, sperando c'è anche una deviazione del palo, la palla finisce sui piedi di Marino che non può nulla ed è dunque più parità al Fittipaldi. Passiamo al 22esimo, dopo l'azione di Basile c'è questo contropiede di Chisena, attenzione, miracolo del portiere Marino su Alvino, sostituzioni nel Pisticci, Falco esce, entra Giasi e Basile entra al posto di Polichetti. Attenzione, vediamo questo tiro svirgolato, ma al 28esimo entra anche Cazzarò per l'Eta nelle file del Pisticci. Passiamo al 28esimo, questo cross in area, la palla arriva sui piedi di Pioggia che tenta il destro ma non inquadra la porta. Attenzione, passiamo al 30esimo, il sinistro di Lima al lato del portiere Di Vincenzo. Ancora dopo circa 10 minuti, ancora Lima alla conclusione, questa volta meno preciso l'attaccante gialloblu. Ma attenzione a questa incursione del Francavilla, miracolo di Marino che si oppone con i piedi. Siamo nelle fasi finali dell'incontro, vediamo il Pisticci affacciarsi nei pressi dell'area del Francavilla, ma non c'è più tempo ed è dunque parità al Nunzio Fittipaldi di Francavilla fra il Francavilla ed il Pisticci. Per quanto ha mostrato il campo, un giusto pareggio tra le due compagini, il primo tempo nettamente in favore del Pisticci, la ripresa nettamente nelle mani del Francavilla e ne è venuto fuori un giusto pareggio. Soddisfazione per il presidente del Pisticci D'Angella che ha elogiato i suoi ragazzi per come hanno approcciato l'incontro e si è ritenuto anche soddisfatto per che ha visto una gara a dir poco corretta. Domenica prossima il campionato nazionale dilettanti si fermerà, dunque a voi tutti il nostro più cordiale saluto, un buon calcio come sempre a tutti voi e un arrivederci al 27 febbraio per l'incontro casalingo del Pisticci contro la Capriatese. A voi tutti un saluto e un arrivederci al più presto.